Buonasera a tutti gli amici, buonasera ad Alfredo Ravelli. Buonasera a tutti. Questa sera sono in una nave spaziale, perché questa sera parleremo di argomenti veramente interessanti e forse non sono più conosciuti ai più, però sono argomenti veramente di valore, perché stasera parleremo del caso Pelizza e Majorana con Alfredo Ravelli, che è uno scrittore, un esperto ed è cugino di Pelizza. Quindi Alfredo, bella puntatona questa di questa sera. Speriamo. Io da parte mia sono pronto a spiegare nel possibile tutto quello che so, nei limiti però di quello che posso anche dire, perché è una storia molto molto intricata e molto bella, tra l'altro. Io direi di partire quindi, Alfredo. Sì. Come mai hai scritto proprio tu la storia di tuo cugino Pelizza? Come mai è venuta questa cosa? Spiego subito. Io dico che ho avuto, mi si passi il modo di dire, anche il privilegio e l'onore di scrivere la storia di Rolando Pelizza. È una sua parziale biografia, però, perché io ho scritto 3 libri su di lui, ma spiegherò anche perché ho scritto 3 libri. È una storia che si ferma però al 1992 e siamo oggi nel 2021, perciò mancano tanti anni, mancano proprio tantissimi anni della sua biografia, che sarebbe tanto da raccontare. Abbiamo fatto però, nell'ultimo libro che ho pubblicato, 2006, Majorana era vivo, abbiamo pubblicato delle lettere di Majorana per dimostrare che nel 2006 Majorana era ancora vivo. Ops. Perciò ci fermiamo nel 1992 come storia fondamentalmente, ma apriamo su un'apertura sul 2006 per la quarta fase, e spiegherò dopo cos'è questa quarta fase della macchina di Ettore Majorana. Ma perché ho scritto la storia di Rolando Pelizza? Che è una storia che Rolando Pelizza non è mai importato raccontare la sua storia, ma gli è servito per far che cosa? Per dimostrare, per dire il suo rapporto che aveva con Ettore Majorana. Perciò in un modo indiretto si parla di Rolando Pelizza, perché parlando di Rolando Pelizza si parla di Ettore Majorana, che è la cosa più importante che c'è. Naturalmente, parlando della storia di Rolando Pelizza, lui ha voluto mettere subito dei paletti fondamentali. Il paletto fondamentale è questo: siccome si parla anche di una macchina particolare che fa alcune cose eccezionali, veramente eccezionali, capito? Lui dice che però tutto quanto sta alla base della fisica non è dovuto a lui, ma è dovuto a Ettore Majorana. Ecco perché lui ha voluto che si pubblicasse questa sua biografia. Poi lui ha voluto sottolineare molto fortemente che tutto quanto viene raccontato, la macchina soprattutto, è un dono che va a Dio, che dà all'umanità, perché serve per risolvere i grossi problemi che stiamo affrontando proprio anche in questi ultimi tempi. E soprattutto poi la terza parte, che appunto il pensiero di Dio per me è tutto l'universo. Cioè praticamente si parla di Rolando Pelizza, ma alla base si parla di Ettore Majorana. Ecco perché ho scritto la biografia di Rolando Pelizza. Sì, e mancano ancora dal 92 praticamente ancora 30 anni, perché Rolando Pelizza è ancora vivo. Rolando Pelizza è stato in contatto con Ettore Majorana fino al 2006, certamente, non solo, ma fa capire senza, l'ha detto perlomeno, perché a un certo momento parla anche di un certo rapimento che ci è stato fatto nei riguardi, sono venute delle persone anche armate, eccetera, perché c'è tutta una storia di spy storia al riguardo, che hanno portato via anche Ettore Majorana a quel periodo. Ok, ecco perché ho scritto la biografia di Rolando Pelizza. Anche perché, per chi non lo sapesse, Ettore Majorana, correggimi se sto sbagliando, sì. Fisico e scienziato di livello planetario, cioè la mente di Ettore era qualcosa di italianissimo, quindi dovremmo essere tutti fieri, uno degli scienziati più illuminati, credo, voglio esagerare, della storia, perché ha creato qualcosa di... eccezionale. È molto semplice. Io per parlare di Ettore Majorana
non dovrei neanche parlare di quanto si è detto della sua vita. Ettore Majorana nasce nel 1906. Nel 1938, cioè lui aveva 31 anni, sparisce. Va bene. Ma chi era Ettore Majorana? Ma soprattutto anche oggi, 80 anni, 90 anni dopo la sua scomparsa, stanno ancora studiando alcuni suoi appunti, alcuni suoi studi che sono fondamentali per la fisica attuale. Tanto vero, il famoso neutrino di Majorana. Ettore Majorana, riassumo brevissimamente, perché è una storia che dovrebbero tutti sapere qui in Italia. Allora, la fisica italiana era al top di tutto il mondo, veramente, la fisica era all'avanguardia. Tanto vero che Juan Fermi è andato, ha avuto il premio Nobel, è stato uno dei promotori della bomba, eccetera. Stiamo benissimo al riguardo. Ettore Majorana praticamente studiava prima ingegneria, ma giovane, 22-23 anni, poi passa a fisica e ci sono degli aneddoti al riguardo. Perché c'è un aneddoto fondamentale in cui lui viene presentato a Fermi. E Fermi era lì alla lavagna che stava lavorando con suo stava lavorando su una ricerca, che era una ricerca, il modello Thomas Fermi, e stava da settimane lavorando al riguardo. Lui parla assieme, gli viene presentato, dà un'occhiata alla lavagna, poi va via, torna il giorno dopo e cosa fa? Porta la soluzione degli studi, delle ricerche che sta facendo nella matematica, nella fisica, Fermi. Ma è tornato per vedere non se lui aveva fatto giusto, ma se Fermi aveva fatto giusto a fare tutto quei... E Fermi diventerà premio Nobel della fisica, lo sappiamo al riguardo. Non solo, devo ricordare quando è sparito nel 1938, quanto ha detto Fermi a riguardo di Majorana. Lo ripeto perché è fondamentale. Ha detto: perché al mondo ci sono varie categorie di scienziati, gente di primo, di secondo e di terzo rango, che fanno del loro meglio ma non vanno tanto lontano. Poi c'è anche gente di primo rango che arriva a scoperte importantissime, fondamentali per lo sviluppo della scienza. Ma poi ci sono i geni come Galilei e Newton. Ebbene, Ettore Majorana, lo dice Fermi, era uno di quelli, era un genio. Tanto vero, quando lui è sparito, sparisce a 31 anni, gli hanno offerto una serie di cattedre, le avevano offerto prima di Cambridge, a Yale, alla Carnegie Foundation, le avevano offerto la cattedra di fisica. Lui le ha tutte rifiutate perché era molto riservato. Alla fine però ha accettato di diventare professore, aveva 30 anni, di fisica a Napoli. Ma poi gli sparisce improvvisamente e nascono tutte le teorie al riguardo. Ma ritirato in un convento, rapito da potenze straniere, suicida, diventato un barbone, ha scoperto la potenza dell'atomo, si è spaventato, una serie di... Tutte però teorie basate quasi sul nulla. Ipotesi, anche le più bislacche. Noi abbiamo portato invece la vera soluzione di quanto ha fatto lui, e lo diremo poi dopo al riguardo. E questo è importante. Ma perché è importante Fermi, Ettore Majorana? Perché tuttora, 80 anni dopo la sua scomparsa, chiamiamola scomparsa, noi poi vedremo che non è così, 80 anni dopo la sua scomparsa, stanno studiando ancora quello che lui aveva lasciato quando aveva 30 anni, anche molto, molto di meno. Perché? Tanto vero, stanno studiando il neutrino nei più grandi laboratori del mondo, anche a Gran Sasso qui in Italia, al CERN di Ginevra. Stanno studiando il neutrino di Majorana perché è fondamentale per capire la materia, e non riescono ancora. Invece lui cosa ha fatto? E lo vedremo dopo. Praticamente si è ritirato in un convento, ha portato avanti le sue idee, vedremo il perché si è ritirato, cosa ha voluto fare, e ha portato avanti tutti i suoi studi sulla fisica, però non ha voluto partecipare, come hanno fatto tutti gli scienziati allora, a collaborare per, far,
per fare la bomba atomica. Lui aveva già capito la potenza dell'atomo e voleva studiare, giungere in tempo di mettere una macchina a disposizione che potesse risolvere i grossi problemi senza portare tutte le difficoltà che portano l'uso maldestro dell'atomo. Mi sembra che tu voglia dire qualcosa. Sì, sì, no, perché ci siamo dimenticati, poi lo diremo dopo, sì. Che Ettore Majorana è colui che ha inventato, ha fatto un sacco di teorie, come diceva, e di cose pazzesche, ma ha inventato una macchina, non una macchina, ha inventato la macchina, che non è l'automobile che noi usiamo tutti i giorni, ma qualcosa di più. Ecco perché ho questo sfondo dietro. Quindi, ma come, dov'è che interviene nella vita di Majorana il signor Pelizza, Rodolfo Pelizza, perché cioè Rolando Pelizza, perché è intervenuto nella vita di Majorana e sono diventati praticamente una diciamo una cosa sola. Permettimi questa cosa. Ti faccio un breve riassunto, poi approfondiremo meglio tutta la saluto anche Pelizza, mentre ci sono, saluto Pelizza che magari guarda la trasmissione. Sì. Ciao Rolando. Benissimo. Ascolta un momentino. Devo pensare questo. Tutto quello che dico io adesso, che l'ho estrapolato e ho fatto tutto poi le mie ricerche dalla biografia di Rolando Pelizza. Biografia documentata però, per quanto diciamo noi, è supportata da una serie di, poi andremo a vedere, non solo di esperimenti fatti ufficialmente con la macchina di cui parleremo, ma soprattutto cosa ha fatto? Dimostriamo quello dove è andato Ettore Majorana e che cosa ha fatto. Lui, Ettore Majorana, praticamente si è ritirato in un convento e lo vedremo ben preciso. In modo ben particolare, e nel 1958 incontra Rolando Pelizza, entra in questo convento. Rolando Pelizza aveva 20 anni allora, 20 anni, era un imprenditore bresciano. Ricordatevi bene le date, cioè, amici, sì. Che siete in ascolto, ricordatevi le date, perché Majorana è nato nel 1906, se non erro, in agosto. Sì. Okay, perfetto. Sparisce nel 38. E nel 58, 20 anni dopo la sua sparizione, ecco che viene contattato da Rolando Pelizza, che si presenta in questo momento, qualcuno dice per caso, lui è andato perché aveva dei motivi ben precisi per andare, perché era un commerciante e faceva, si è presentato in questo convento e ha avuto un contatto con Ettore Majorana. Ettore Majorana ha capito benissimo chi era Rolando Pelizza, e siccome Ettore Majorana è un fisico teorico, cosa sappiamo? Lo sappiamo ben preciso. Lui è capace con la mente di fare dei ragionamenti eccezionali, ma non è un fisico pratico nel senso che è capace di maneggiare con le vite, con i bulloni. Nei suoi anni, da quando era sparito fino al 58, aveva progettato una macchina. Oltre ad averla progettata, bisognava però renderla attuale, costruirla questa macchina. Perché lui era sicuro di quello che aveva progettato, sapeva che funzionava, ma sai benissimo che però c'è sempre l'atto pratico, bisogna fare gli esperimenti. E allora cosa ha fatto? Ho conosciuto Rolando Pelizza, diciamo per caso, ma non esiste il caso, lo sappiamo. Certo. Gli ha posto subito delle domande di matematica, perché cosa gli ha fatto? Per capire se è importante, gli ha detto: guarda, ti do questo, per capire se era all'altezza di fare quello che voleva lui, ti do questo problema di matematica, vai a casa, lo risolvi, e poi quando l'hai risolto, torni da me e ne parliamo. Rolando Pelizza, che era in quel convento lì, si ritira un attimo in parte, gli risolve sui due piedi questo quesito matematico, meravigliando lo stesso Ettore Majorana, che capisce di avere davanti l'uomo che gli occorreva. Da quel momento lo prende sotto le sue ali per 6 anni, dal 58 al 64, va bene? Rolando Pelizza frequenta, naturalmente non tutti i giorni, frequenta però per 6 anni questo convento, e sta a contatto con Ettore Majorana e impara
la sua fisica, la sua matematica, perché Ettore Meurana aveva una sua fisica particolare, tanto vero che quando è sparito sappiamo benissimo che sua sorella Maria diceva sempre, riportava le frasi che diceva Ettore Meurana quando era prima del 38, prima di sparire, che diceva la fisica è su una strada sbagliata, cioè la strada sbagliata è la che affrontavano l'atomo, con la forza lo scassinavano, mentre secondo Ettore Meurana bisogna affrontarlo con più dolcezza. Comunque rimane impara la fisica e la matematica, e nel 1964 ecco che Ettore Meurana, e noi abbiamo delle lettere periziate dei periti del tribunale che hanno detto che le lettere che abbiamo in mano noi sono 15 lettere di Ettore Meurana, sono scritte da Ettore Meurana indubbiamente, poi abbiamo delle fotografie poi di Ettore Meurana, ne parleremo al riguardo, prende sotto la sua ala Rolando Pelizza, gli ha insegnato tutto e gli dà l'incarico di andare a costruire la macchina, sperimentarla, e sarà l'incarico che userà Rolando dal 64 fino a praticamente tuttora, 2021, sta ancora lavorando su questa benedetta macchina al riguardo. Però, ecco, lui l'ha conosciuto in questo convento al riguardo, e poi si è messo al lavoro. Noi abbiamo, per sapere quello che ha fatto lui, abbiamo tutta una serie di lettere. Queste sono lettere però che compaiono, lettere in cui Rolando Pelizza fa l'esperimento per lo Stato italiano. Però adesso, qui andiamo molto più avanti, Avanti. L'ho anticipato troppo. Lui l'ha conosciuto praticamente in questo convento, nel 1958. Gli ha dato da risolvere un problema, Rolando l'ha risolto lì sui due piedi, praticamente è diventato l'uomo che occorreva a lui per costruire la macchina e gli ha dato questo incarico. Questa collaborazione... Hai qualche altra domanda? Perché io... Sì. Io pendo dalle tue labbra come tutti noi. Sì. Tanto siamo 1300 persone che ti stiamo ascoltando, sì. Alfredo. E no, prendo le tue labbra perché sono emozionato, anche perché so, un attimo che qua mi è partita, un secondo. No, continuo pure che dopo ho un attimino di risolvere un problema e arrivo. Sì, perfetto. Dunque, io ho il mio schema mentale per seguire al riguardo, lui ha fatto... Perché io mi baso sui fatti reali. I fatti reali che abbiamo noi sono questi. Il racconto di Rolando Pelizza. Poi abbiamo queste 15 lettere e abbiamo delle fotografie che ci ha dato, dei documenti che ti ha presentato Rolando Pelizza, in cui noi possiamo, diciamo, supportare tutto il racconto di Rolando Pelizza che ha fatto per essere collaboratore di Ettore Meurana. Praticamente è questo, è una binata. Da una parte c'è Ettore Meurana come fisico teorico e dall'altra c'è Rolando Pelizza che ricostruisce la macchina e cerca di metterla, che fondamentalmente deve che io leggessi la prima lettera di Ettore Meurana che abbiamo in mano noi del 1964, che lì c'è tutto il progetto che aveva Ettore Meurana riguardo questa macchina, che dà l'incarico a Rolando Pelizza, gli dice ben precisamente, ora sei in grado, ti ho insegnato la matematica e la fisica, sei in grado di costruire questa macchina, ti raccomando, guarda che vai a rischio della tua stessa vita perché troverai tanti di quegli ostacoli, che cercheranno di fare di tutto, la macchina la puoi costruire, i disegni non sono tanto importanti, ma che è importante la formula per farla funzionare questa macchina. Dimmi. Alfredo, volevo far vedere una cosa, un video ghiottissimo per i nostri amici, quello che è del 1996, e poi ci sposteremo verso la macchina. Quello lì è un video pazzesco, stiamo parlando del video. Non lo so, fammelo vedere che video è, perché... Questo te lo ricordi benissimo, te lo faccio vedere. Allora, 5 agosto 1996, quindi nel 96 quanti anni dovrebbe aver avuto... 90 anni? Perfetto. Sì. Allora andiamo un po' a vedere questo video confermato e ufficiale. Ora lo allarghiamo.
Questo del 96 è un video ufficiale, senza tarocchi. Guardate un po' Maiorana e quello di sinistra, a destra c'è Pelizza, dovrebbe avere 90 anni. Ma aveva 90 anni. Sì. Ora ve lo facciamo vedere al rallentatore, perché almeno così un attimo, che forse non hanno, si vede meglio. Questo Maiorana ha 90 anni. Lo vedete quello di sinistra? Quello con la giacca nera. 1996. Il grandissimo Ettore insieme a Pelizza. Vedi? Pazzesco. Achille, questo video che noi abbiamo portato, tra l'altro tu sai benissimo che tutti i video, le fotografie sono state periziate, noi abbiamo fatto periziare le lettere dalla Chantal Salam, un perito grafologo, che ha dato proprio la certezza sul tuo giuramento che queste che sono autentiche. Poi gli hanno fatto periziare sia le fotografie sia anche filmati. Ci sono altri filmati che sono veramente eccezionali. Succede che cosa? Quel video che tu vedi, che fa pensare che lì Ettore Maiorana sia ringiovanito, sia giovane, perché Rolando Pelizza sembra il vecchio e Ettore Maiorana sembra il giovane, invece c'è una differenza di età enorme tra loro, 38 anni di differenza, perciò 31 anni di differenza, perciò non è poco al riguardo. Non è così. Noi sappiamo invece che il tentativo di ringiovanimento di Ettore Maiorana è stato... Io vado adesso, vedi, mi fai fare dei salti enormi, è venuto solamente nel 2006, che tra l'altro è quello che portiamo noi, è stato un tentativo che è andato a male, l'unica volta che è andato male questo tentativo, ma c'è un motivo ben preciso perché è andato a male. Però poco dopo Rolando Pelizza cosa scrive a Ettore Maiorana? Gli scrive dicendo questa è la settima fase, pensando cosa faceva la macchina. Come se... Noi parliamo di questa macchina, ma dobbiamo parlare anche delle fasi che fa la macchina. Ecco perché torno su questa macchina. Sì, certo. Le fasi da questa macchina le troviamo ancora descritte nella prima lettera di Ettore Maiorana del 1964, che noi abbiamo pubblicato, che dice precisamente, non so se riesci a mandare in onda quel vuoi, riguardo. Vuoi che ti mando quello che riguarda, che cosa ti devo mandare, quello della macchina? No, prima della macchina che parlano delle varie fasi, oppure della macchina, parli di quella della macchina. Se hai qualcosa sulla macchina, te ne dico volentieri. Ti faccio vedere questo perché dovrebbe essere questo in scaletta. Guarda un po' se questo, verificami, sì. Confermami, sì. Se questo. Esatto, okay. Sì. Perfetto. Allora, sì. Questa poi l'altra. Perfetto. Mi fa vedere le varie fonti di energia che esistono, poi parla della macchina. Un attimo che adesso ve lo metto con l'audio. Poi c'è anche l'altra che è migliore, parla proprio della macchina. Ok, adesso parto con questo video qua, lo mettiamo di fianco, se vuoi parlarne e commentarlo. Ok. No, qui è un confronto che fa quanto può fare la macchina con quanto invece fanno attualmente le energie, come vengono utilizzate, come si ottengono certi risultati. Ecco. Sulle varie tipi di energie che vengono utilizzate. Energia ionica, però volevo parlare, adesso arriveremo, dai. No, ok. Energia solare. Vado avanti se vuoi. Sì, va avanti che forse è meglio. 160. Ecco qui la macchina, dai. Aspetta. Schermo identificato. Ok, dopo l'energia solare parte, perfetto, ci siamo in linea, ok. La macchina, vista dall'esterno, si presenta con l'aspetto di un cubo di alluminio avente il lato da 520 mm. Sul lato, identificato come sud, è presente una finestra di dimensioni 40x40 mm dalla quale esce l'antipartizella. Per comodità interpretativa, l'intero assieme è stato suddiviso in tre sottoassiemi denominati schermo, cuore e guida.
Lo schermo è composto da cubi denominati scatola piccola in alluminio avente dimensioni di lato 140 mm che contiene al suo interno il cuore e la guida. All'esterno troviamo la prima scatola prossima di vetro avente dimensioni di lato 177 mm. Abbiamo poi la scatola media in alluminio avente dimensioni di lato 200 mm. Scatola magnetica avente dimensione di lato 237 mm, la scatola grande in alluminio avente dimensione di lato 260 mm e la scatola esterna in alluminio avente appunto dimensioni 520 mm, che sono quelle che si presentano alla vista. Tra senti, la scatola grande un po', la scatola esterna, in questo volume vuoto, immediatamente viene ok, fatto. Devo dirti questo, la macchina progettata da Ettore Majorana e costruito da Orlando Calizza si presentava e si presenta fondamentalmente come un cubo, che come quello che vediamo qui, okay. Di 50 centimetri grosso modo per lato, va bene? Sì. È una macchina però che agisce contemporaneamente, noi sappiamo che in questa macchina vengono utilizzati tre campi fondamentali, campi magnetici, i campi elettrici e i campi gravitazionali agenti in connessione fra di loro. Mamma già mia. Nel 1976 Pasolini parlava che nessuno era stato in grado di unire questi tre campi fra di loro e qui agiscono fra di loro. Questa macchina, che è così piccola, è capace di produrre antiparticelle che escono poi da quel tubo, da quel quello che abbiamo visto prima, da quel buco, c'è all'interno c'è questa specie di canalatura in cui fuoriescono. Rolando, per costruire questa macchina, ci ha impiegato circa 12 anni, dal 64 al 72, dove ha avuto la prima volta, perché il grosso problema era riuscire, siccome le antiparticelle si formano all'interno della macchina, era riuscire a estrarle. Quando non si riesce a estrarle, la macchina cosa fa? Implode, si fonde e rimane praticamente solamente un 4% di tutto il peso e il volume della macchina. Pensate. Ne ha costruiti la bellezza di ben, abbiamo la documentazione ben precisa, 228 macchine prima di raggiungere la possibilità di estrarre questo raggio. L'importanza di questa macchina qual è? Che questa macchina è capace di fare quattro cose fondamentali che descrive molto bene Ettore Majorana nella prima lettera. Primo, annichilire la materia. Cioè questo raggio è capace, quando colpisce un elemento, di distruggerlo completamente. Ma lo fa non così genericamente, e può essere programmata in modo tale che è selettiva. Noi vedremo poi dopo degli esperimenti che sono stati fatti con protocolli ufficiali sia per gli Stati Uniti d'America, e abbiamo i filmati, sia per quanto riguarda lo Stato italiano, che l'ha fatto Clementel, che allora è il capo, diciamo, della massima autorità nel settore fisico in Italia, era presidente del CNEL, Comitato Nazionale Energie Nucleari, ha fatto un protocollo ben preciso, poi l'ha fatto anche per il Belgio e per la NATO, questi esperimenti, oltre a una serie di altri esperimenti privati fatti in giro, che è un po' lungo. Questi però tre settori nel campo per gli USA, per l'Italia e per la NATO sono ufficiali, fatti effettivamente con protocolli ben precisi abbiamo al riguardo. E cosa fanno? Ti faccio un esempio ben preciso. Prima, distruggere la materia selettivamente. Secondo, produrre energia praticamente a costo zero. Sai che significa produrre energia a costo zero? Risolvere il grosso problema fondamentale. Terza fase, abbiamo anche i filmati e spero che possiamo farli vedere, produrre, cambiare un elemento in un altro. Noi abbiamo dei filmati ben precisi in cui Orlando Calizza fa, in un filmato che dura un'ora e più, fa vedere come a suo tempo nel 1992
che non era poi il primo esperimento al riguardo, come aveva già fatto degli altri, riesce a trasmutare degli elementi in oro. L'ha fatto, non è preciso, ma l'ha fatto non perché lui era appassionato dall'oro, l'ha fatto con un motivo ben preciso al riguardo. La quarta fase che può fare questa macchina è quello che noi chiamiamo la traslazione in altri mondi, in altre dimensioni, e il ritorno con effetti spettacolari, che si parla di ringiovanimento, perché abbiamo delle lettere a riguardo che dicono di questo. Lettere scritte da Ettore Majorana, che dice che sta studiando nel 2006, dice: io sono in grado di poter utilizzare questa macchina per portare indietro, mandare un essere vivente in una dimensione, farlo tornare indietro con delle mutazioni eccezionali. Perciò mandarlo si chiama teletrasporto, chiamalo come vuoi tu, a riguardo, ecco, fondamentalmente. Perché è di ecco problema. Perché, riportato. Guarda che vedo qui. Sì, sì, io, no, ecco perché dico io, tutto documentato, una serie, è tutto lineare, ma documentato. Mi spiace che non ho qui. Dimmi. Sono qua. No, ma io ho tutto. Ecco, stavo dicendo, ecco perché il signor Pelizza è stato un po' perseguito nella sua vita dai servizi, dalle cose, perché avevano una cosa che ha fatto gola a tutto l'universo, a tutto il mondo, perché abbiamo una macchina che cambia le sorti dell'umanità. Guarda, è normale che tutti i servizi l'hanno cercato, lo volevano. Sì, il problema però, fondamentale. Majorana ha detto no, cioè solo per il bene dell'umanità. Ecco, l'eccesso sapere di Majorana, e meglio dico anche di Rolando Pelizza, perché sono tutti e due, è una binata che abbiamo sempre tra loro due. Proprio, se è importante la macchina, è importantissima anche la loro abbinata, perché io adesso sto scrivendo, anzi è già pronto, verrà pubblicato un quarto libro, che verrà pubblicato in questi giorni, proprio fine mese, che parla, io ho preso tutte le lettere di Ettore Majorana, che sono lettere eccezionali, che bisogna leggerle proprio con attenzione. Lì c'è la descrizione di quanto avevano in mente di fare questi due personaggi, che cosa volevano fare e cosa stanno cercando tuttora, forse vogliamo, di fare, perché Rolando Pelizza sta pensando ancora di poter riuscire finalmente a mettere questa macchina a disposizione dell'umanità. Ci dobbiamo pensare che questa macchina è stata sperimentata con esperimenti, diciamo, con protocolli ben precisi. Io cito quello che è fondamentale, tra le altre, per gli esperimenti, infatti, quelle di Clementel. Clementel cosa gli ha dato? Gli ha dato ben preciso un protocollo ben preciso, che io qui traduco in maniera semplice. Per esempio, una lastra di acciaio e davanti una lastra di plessigas. Con la macchina far che cosa? Perforare l'acciaio lasciando inalterato il plexigas davanti. Viceversa, mettere il plexigas dietro la lastra d'acciaio, perforare la lastra di plexigas lasciando invariato la lastra d'acciaio davanti. Questi esperimenti sono stati fatti sul protocollo ufficiale di un ente che era all'avanguardia in Italia, tanto per dire uno di questi protocolli usati, portati a termine, tanto vero che ha sbalordito lo stesso Clementelli, che ha detto non, al di là di tutte non riusciva a darsi una ragione di come potesse agire questa macchina. Però le energie sviluppate sono al di là di ogni nostra possibile conoscenza. Alfredo, vuoi che ti faccio riposare un attimo e mandiamo avanti il video della macchina? Così ti prendi un attimo il video, poi tu. Meno così ti riposi un attimo. Siamo passati di qua di là. Supporti in plexiglass aventi la funzione di sostenere tre dischi di oro, un attimo, un disco magnetico e un disco di platino, cada uno con rispettivi motori in corrente continua per la rotazione, aventi la funzione di generare il campo magnetico. Questo è l'estrattore. Canali est-ovest, abbiamo dei supporti in acciaio inox 316, aventi la funzione di sostenere cada uno una sfera cava in acciaio inox, nella quale è presente un centimetro cubo di mercurio con rispettivi motori in corrente continua per la rotazione, aventi la funzione di generare il campo gravitazionale.
Alla posizione sotto abbiamo un supporto in plexiglass avente la funzione di alloggiare tre dischi in materiale ceramico. Anche questo con motore in corrente continua per la rotazione. Questi tre dischi hanno la funzione di generare il campo elettrico. Nella posizione centrale, in asse verticale, è presente un cilindro in alluminio avvolto da filo in argento avente sezione 1 mm in modo da formare una bobina. Tale conduttore prosegue nella parte alta passando attraverso appositi fori presenti nelle cornici delle celle in modo da collegarle tutte elettricamente nella parte bassa e nella parte bassa si collega all'alimentatore 12 volt corrente continua per generare l'impulso. La terza parte, il terzo sottoassieme è la guida che è composta da 6 celle collegate in serie a formare tutta la guida magnetica di espulsione dell'antiparticella. Ognuno comporta da una cornice Allora, volevo dirti, però, Achille, mi senti? Io ti sento benissimo, ti sento benissimo. Se vuoi, io però mi soffermerei un po' di più su spiegare che le funzioni di questa macchina. Spiego un po' meglio le quattro fasi che sono fondamentali. Certo. Mi permetto di farla leggendo proprio quello che scrive Ettore Majorana. Ok. Volevo chiamarti, portarti su questa cosa che per me è fondamentale. Okay. Cosa dice nella prima lettera del 1964? Leggo testualmente. Come ben sai, la macchina ti permetterà di realizzare le prime quattro fasi. Nota bene che qui lui dice le prime quattro fasi. Vuol dire che allora esistono altre fasi oltre queste quattro. E quindi elenca queste quattro fasi quali sono. La prima fase, annichilimento controllato dalla materia. E cosa dice qui? Dice praticamente, che cosa? Sai bene il principio della stessa. Generiamo antiparticelle nella quantità e qualità da noi desiderata. Tu sai benissimo che al CERN di Ginevra agiscono migliaia di scienziati da anni, di una ventina di nazioni, 3.000 dipendenti, eccetera, riguardo, cercano l'antimateria, l'antiparticelle. Qui lui dice, con questa macchina, generiamo antiparticelle nella quantità e nella qualità che noi vogliamo. E con queste antiparticelle cosa fanno? Distruzione della materia, annichilimento, produzione di energia praticamente a costo zero, trasmutazione della materia e con questa macchina si può mandare, non so se rendo l'idea dell'importanza di questa macchina, che è eccezionale, capito? Ma queste non sono parole, perché se fossero parole rimarrebbero lì teorie campate per aria. Abbiamo portato a conoscenza che sono stati fatti degli esperimenti positivi fatti ufficialmente oltre ad altre una serie di esperimenti privati per cui quanto diciamo qui è stato veramente attuato sul campo. Nessuno può contestare questa roba qui perché abbiamo portato una serie di prove proprio che nessuno può dire no, non è vero, a meno che non sia in malafede o abbia interessi, capito? Credo che i servizi stiano facendo un imbuto perché alcune persone vedono e ci sentono benissimo, moltissime altre dicono che siamo bloccati, ma era normale che succedesse, è tutto normale, tutto fa parte del copione, che stanno cercando di oscurarci, ma è normale. Sì, tanti sono bloccati, sì, ma è normalissimo. Sì, niente, ce lo aspettavamo già di questa cosa. Sì, andiamo pure avanti. Al massimo se la rivedono poi registrata, non è un problema. Sì. Ma avanti, tu mi fai qualche domanda, perché se no io vado avanti, sono un po' fermo. Sì. Dimmi, no, perché ricordi, adesso io ci avevo poi da far vedere, quando tu mi dirai di farlo vedere, c'ho quel trailer dove tu parli in una conferenza
intitolato Conferenza Segreto di Maiorana, dove tu parli in questa conferenza davanti... Ah beh, se vuoi farlo vedere, l'abbiamo fatto all'Università di Pavia, avendo anche l'ok da parte del Ministero dei Beni Culturali per utilizzare questo luogo, abbiamo presentato, fa vedere. Faccio, vado, ok. Guarda, ripeto un po' queste robe qui. Solo dopo la realizzazione della seconda fase, che consiste nel riscaldamento della materia, una fonte inesauribile di energia sotto forma di calore. Tieni sempre presente il giuramento che abbiamo fatto. Per nessun motivo, anche a costo della vita, sarà ceduta come strumento bellico, ma dovrà essere usata esclusivamente al fine di migliorare la nostra esistenza. Come ben sai, la macchina ti permetterà di realizzare le prime quattro fasi. La prima fase, annichilimento controllato della materia. Seconda fase, rallentamento dello spin della materia per far sì che si surriscaldi. Terza fase, trasmutazione della materia. Quarta fase, traslazione della materia. Prima fase. Sai bene il principio della stessa. Generiamo antiparticelle nella quantità e nella qualità da noi desiderata. Particolari che è incredibile, perché la storia è incredibile, perché ci sono dei dati. Il fisico catanese conobbe un imprenditore, Rolando Pedizza, che aiutò Maiorana a costruire una macchina in grado di trasformare l'anidride carbonica in ozono. Ci sono delle testimonianze. Fu appunto quel 271 che mi convinse a collaborare. Ammazza. Presto, più che un amico, Rolando Pedizza divenne un familiare. Ci sono delle perizie. Due anni fa sono stato contattato dal signor Rolando Pedizza, che mi ha chiesto se potevo effettuare una comparazione fotografica e una valutazione di alcuni video. Mi sono state poi consegnate da Rolando Pedizza tre fotografie risalenti agli anni 76, tutti i documenti che io ho visionato e visto avevano tutte esattamente le stesse caratteristiche, sono stati tutti visionati, controllati ed esaminati sempre con ultravioletti, tra cui anche le varie strutture dietro alle varie fotografie. C'è una storia con delle fondamenta e questa... Abbiamo un atto ufficiale, perché Mancini, quando è diventato console a Nizza, ha ricevuto Pugliese, che era dei servizi segreti, e gli ha parlato di questo esperimento. E si trova negli atti del giudice Palermo. Non hanno mai tentato di convincermi che questa storia è la verità, è vera. Mi hanno lasciato la libertà di entrare nella storia. Questo mi ha convinto più di tutto della bontà del progetto. Se sarai scoperto, sarai sicuramente in pericolo di vita. Potrai essere vittima di un sequestro come minimo. Lui ha avuto ben tre sequestri in quel periodo. Ben preciso. Perché questo è un progetto in realtà, non è solo un libro. Ed è la cosa che in realtà oggi chiederemo a voi. Di ascoltare. Quindi vi chiedo di ascoltare senza giudizio. Da parte mia, come deputato europeo, mi apro la disponibilità a voler raccontare la storia che ha ovviamente impegnato in questi mesi, in questi anni, anche al Parlamento europeo. È emozionante quando parli di Maiorana e Pedizza, è qualcosa di emozionante, anche perché loro, Maiorana a mio parere ha progettato una cosa che siamo almeno avanti 100 anni di dove siamo adesso. Ma cioè, io guarda, mi sono permesso di dare alcune, non io personalmente, di riportare alcune definizioni che hanno dato di questa macchina. Tu sai che al riguardo Tognola, che è un regista svizzero, ha fatto un documentario, un docufilm, diciamo, per parlare di questa storia, ma l'ha presa naturalmente in maniera indiretta, portando dei testimoni e parlando, un docufilm molto bello. E l'ha chiamata La macchina venuta dal futuro. Altri l'hanno chiamata la macchina di questo secolo. Sì. C'è un personaggio di cui parla Rolando Pedizza,
e che viene citato in una dichiarazione di che fa Rolando Pelizza quando parla di questa storia, che si chiama Alfonso, costui gli ha detto che era un personaggio particolare, di cui viene accennato solamente, gli parla e gli ha detto: questa è la macchina del millennio. Se tu pensi che qui si parla, nel 1964 Ettore Majorana parlava: questa macchina ti permetterà di fare le prime quattro fasi. Parla di prime quattro fasi. Dove si può andare? Cioè. Nel 2006 Rolando Pelizza scrive a Ettore Majorana e gli dice: è la settima fase questa? Gli chiede alcune informazioni. E Ettore gli risponde: no, questa non è la settima fase, il che significa che loro avevano minimo raggiunto la settima, alcuna che non sappiamo qual è, perlomeno non è stato ancora pubblicato qual è la quinta, la sesta, la settima fase e così via. Ma Ettore Majorana risponde: no, sto studiando delle varianti della quarta fase. Che varianti sono queste della quarta fase? Sono varianti eccezionali, perché dice: siamo in grado di mandare esseri viventi nell'altro spazio, una dimensione, farli tornare indietro ringiovaniti di 10, 15 anni, 20 anni. Dice: sto facendo degli esperimenti al riguardo e sono sicuro di raggiungerlo. Mi manca solamente la macchina, perché la macchina gli è sempre stata rubata dai servizi segreti, diciamo, di certi stati particolari che non volevano che loro potessero utilizzarla. Questa è una delle fotografie di Rolando Pelizza del 96, questa. 96, quindi Alfredo, abbiamo sulla sinistra con la cravatta scura e grigia abbiamo Ettore, sulla destra Rolando Pelizza. Ma guarda che non è ringiovanito qui, guarda che aveva l'età reale. È stata una bella ricerca fatta da un giornalista al riguardo, Chiarino Di Stefano, che ha interrogato anche un esperto. Esistono dei casi in cui qualcuno invecchia di meno fisicamente, apparentemente. Qui, capito? Pensi subito, è tanto, ci ha creato dei problemi questo qui, perché noi abbiamo tutto, potevamo quanti dire anni? Che era ringiovanito, ma non è così, capito? Vabbè, ma quanti anni dovrebbe avere in questa foto qua Majorana? Dovrebbe avere 90 anni, se non vado se è quella che ce la dedica nel 96, mi sa che è invecchiato molto bene, però. Se ce la dedica nel 96, va bene? Sì, sì, però dico, è invecchiato molto bene, se qua 90 anni comunque. E Rolando dovrebbe avere 58, ecco, al riguardo, capito? Dico, vabbè. Capito. Pazzesco. No, quindi abbiamo comunque una macchina che può fare delle cose pazzesche. Ma a che punto è adesso questa macchina? Perché appunto la macchina, si può dire che la macchina, sempre nella prima lettera di Ettore Majorana, gli dice a Rolando Pelizza: i disegni della macchina non sono tanto importanti, tanto vero che Rolando Pelizza ha fatto mettere sul web come si costruisce questa macchina. Cavolo! Come si costruisce questa macchina. Però succede che cosa? Ne dice anche Ettore Majorana. La formula invece va mantenuta anche a costo della vita. E gli dice: non dimenticare il giuramento che abbiamo fatto. Perché loro hanno fatto un giuramento, che mai cedevano una macchina per uso bellico. Capito? Cosa che subito invece è stata interpretata. E Rolando Pelizza cosa ha fatto allora? Pensava, siccome tutte le volte che lui, noi abbiamo anche nelle lettere di Ettore Majorana, risulta chiaramente che gli è stata portata via tutte le volte la macchina in modo tale che non potessero utilizzarla al riguardo e così via, cosa ha fatto? La macchina si comporta praticamente, cosa ha fatto? L'ha messo i disegni sul web, pensando che se qualcuno mai costruisce questa macchina, guarda che costruire questa macchina che è così eccezionale, come costruzione, ci vuole poco, poco, sono sempre soldi, e bisogna sempre averli. Con costi moderni sui 70.000 euro, perché costa molto, ci sono delle parti in oro, questo è un esperimento fatto per gli USA. Vedi, sono cose, vedo che stai pubblicando questo, sto commentando, sì. Mi fai saltare un pochettino, guarda, ecco, qui
cosa va a colpire? Va a colpire, non fa vedere che buca questa fascia qui davanti, ma è dietro, eccolo, fa tira fuori, sì. Fa vedere il buco fatto al riguardo, ben preciso. Questo qui è l'esperimento fatto nel 1976 e mamma dietro c'era questo che è rimasto indenne. Viceversa, mamma, vedi, adesso bucano questo, che è una lastra di acciaio, ben preciso, lasciando indenne quello che c'è dietro. Eccolo la cosa dietro. Questa è, vedi? Quindi è selettiva anche. Selettiva. È selettiva al 100%. Cerchi materiale, cioè incredibile. Però questo non era lo scopo di questa macchina, è molto oltre, perché in realtà è un po' come c'era nel film, non so se l'hai visto Alfredo, il film Star Trek, cioè il teletrasporto in realtà può fare anche quello, se scompone la materia. Quindi, ascolta un momentino, se la quarta fase manda in un'altra dimensione, porta indietro, secondo te cos'è? Appunto, la domanda è dove sarà finito questo momento? No, la macchina volevo finire il discorso sulla macchina, sì, però la macchina per funzionare, l'ho già detto qualche volta, è come un computer, no? C'è l'hardware e il software. Sì. L'hardware, la macchina è come l'hardware. Se non metti dentro la formula, la macchina non funziona. Ti fa vedere, per esempio, questo è d'acciaio, lo fa vedere al riguardo. Eccola. Vedi? Questo è un mattone, perché lui gli piaceva fare i cose sui mattoni, per esempio. Perché forare un mattone, noi abbiamo in mano ancora un mattone reperto come l'aveva fatto. Qui fa vedere come va a colpire il plessigas, la sostanza che c'è dietro, passando attraverso il ferro che è davanti. Perché questo davanti è un cilindro di ferro. Lo vedi? Lui lo prende, fa vedere che dietro è bucata, lasciando indenne il ferro che è davanti, per far vedere che è selettivo. Qui aveva messo anche un contaminuti per far vedere che non aveva mai interrotto il lavoro. Ecco, va a vedere. Comunque, Alfredo, ribadisco che questo è un esperimento di 60 anni fa, non di oggi. Sì, fa vedere, vedi che fa vedere che l'ha bucato dietro. Filmato periziato, originale, allora, senza tarocchi. Questo qui, gli americani, già nel 1976, gli avevano offerto $1 miliardo se gli dava la possibilità di poter utilizzare la macchina, oltre naturalmente, $1 miliardo, valevano per il cambio della lira 732 miliardi di lire italiane, e gli davano il 50% delle società che si andavano a fare. Lui ha sempre rifiutato. Cioè, hanno offerto 800 miliardi 50 anni fa, no, 50 anni fa, giusto? 50 no, anni nel 76. 76. 50-60 anni fa. Sì, a Spagna. 40 anni fa a Rolando, a 800 miliardi li ha rifiutati, quindi stiamo parlando di qualcosa di... Cioè, è il PIL del mondo, cioè una cifra senza senso. Sì. Pazzesco. E lui è stato un vero uomo, un signore, che ha tenuto questa macchina per loro, e se no quest'ora chissà che casini che sarebbero già successi. Sì. Quindi immensa stima per Pelizza, grandissimo uomo veramente, non si è fatto comprare da nessuno. Lui anche ha fatto anche una dichiarazione quando è stato intervistato, l'ho portato io, o avevo organizzato io con Giacobbo, con la Rai. Sì. l'unica intervista che ha lasciato lui, Rolando, ho organizzato io con Giacobbo, e Giacobbo l'ha intervistato e lui gli ha detto chiaramente, e c'è il filmato al riguardo, si può vedere ancora tuttora, e dice: io non chiedo soldi, non chiedo niente, chiedo solamente protezione. Se lo Stato italiano mi dà protezione, io ripeto gli esperimenti, li faccio ancora. Non si è mosso un dito al riguardo. Chissà perché. Sì. Chissà perché. È meglio non saperlo. Abbiamo anche sempre, se devo farlo vedere, dimmelo tu, quello che trasforma la terra in ozono, se c'è anche questo vero e proprio. Vabbè, quello lì per far vedere è una cosa eccezionale. Questo qui abbiamo due punti di questo è un filmato del 1992,
fatto artigianalmente, però periziato che non è arroccato, non è toccato niente. Si sente la voce? Sì. Poi spiego io un pochettino qui. Certo. Il buco attenzione il buco che faccio è costa benissimo faccio lo zoro trasformo questo in zoro questi che si fanno per il pasto con lo zoro che altro devo dirti sono stanco morto non so come fare se penso a spostare quella roba lì del buco male. Niente, dai. Volevo farti un regalo per te. Non sai delle cose di questi pezzi, c'è qualcosa di decorativo. E questo pezzo te lo deve battere sul piede Giovanni. Cercherò un pezzo un po' leggero, dai. Sì, un po' di decorazione. Se sta qualcosa. Dai, buono. Niente, te rompo questo e poi. Appena possibile vado a mangiare un boccone, perché stanotte vado a dormire di nuovo. Lì cosa aveva fatto lui? Siamo nel 1992, va bene? Sì. Lui aveva fatto queste trasmutazioni, e siccome dovevano entrare degli operai, perché dovevano mettere in sicurezza, stava cedendo il soffitto di questo posto dove si trovava lui, capito? Sì. Che tra l'altro lì in Spagna, vicino a Castel de Fans, lì in Spagna, cosa ha fatto? Lui doveva nascondere quell'oro che aveva lì, che aveva trasmutato. Cosa ha fatto? Ha fatto una buca con la macchina e lì dice chiaramente, e non sa di essere, che questo era un filmato che poi avremmo pubblicato, perché nel 92 l'ha fatto per il suo amico svizzero, che era il professor Carlo Trallamazza. Parla con lui, parla un po' in dialetto bresciano, perché voleva fare una cosa privata. E dice, io adesso devo nascondere tutta questa roba qui, faccio un buco e trasformo la terra in ozono. Ecco le grandi... Questa macchina potrebbe essere utilizzata tranquillamente per risolvere il problema che abbiamo noi dell'ozono, del cambiamento climatico, del buco al riguardo. Che è un problema fondamentale per la sopravvivenza del nostro pianeta. Eppure non viene utilizzata, gli impediscono di utilizzarla. Quindi, questa è la realtà di fatto. Attualmente comunque ci sono una o più macchine o ce n'è solo una prodotta funzionante? Le macchine potrebbero essere anche 100 macchine, 1000 macchine. Il problema è che per farla funzionare bisogna conoscere la formula. E la formula la conoscevano solamente Ettore Majorana, che è lui che l'ha studiata questa formula e l'ha trovata, e Rolando Pelizza che l'ha memorizzata, che è capace di utilizzarlo. Altri non sono capaci, per cui possono aver lì anche la macchina, però non possono utilizzarla, perché è come avere un computer però senza avere il software per farlo funzionare. Questo per tradurre in parole povere. Questo è il problema. Per cui... Cosa pensi? Dove pensi che la fondazione... Dove stiamo andando? Dove vorresti andare? Cioè, qual è lo step futuro che vuole fare? Il fondamentale è che loro vogliono... Dico sempre loro Dico sempre loro. Certo. Loro vorrebbero mettere questa macchina a disposizione dell'umanità, perché è lo scopo fondamentale. Il loro intendimento è questo, perché hanno giurato su questo e vogliono che questa macchina venga utilizzata solamente non come arma da guerra. Tu sai che lui ha avuto dei mandati di cattura, ha avuto 4 mandati di cattura, è stato all'estero per 11 e più anni al riguardo, l'ha accusato perfino di aver costruito un'arma da guerra
perché lo volevano utilizzato al riguardo, no? Eppure, mentre lui ha sempre rifiutato qualsiasi offerta e qualsiasi pressione, anche se l'hanno rapito. Io parlo di 3 rapimenti che lui ha subito nell'arco fino al 1992 e l'ho dimostrato al riguardo. Lui non ha mai ceduto al riguardo perché ha sempre in mente di poter utilizzare questa macchina unicamente come ha giurato assieme a Ettore Maiorana, per il bene dell'umanità. Solamente, tanto è vero che lui doveva presentarla quando aveva raggiunto la seconda fase, che era quella di produzione di energia praticamente a costo zero. Ascolta Achille, io finirei qui stasera. Sì, certo, senza dubbio. Io ti faccio ancora una domanda. Sì, mi aspettavo anche qualche domanda di qualche spettatore, se c'era. Ce ne sono, stavo guardando anch'io, moltissimi si sono lamentati. Vabbè, allora, la mia domanda è, secondo te, puoi anche non rispondere, però sono quelle domande che ogni tanto uno deve fare. Secondo te, dato che tutti se lo chiedono, è ancora vivo Ettore Maiorana? È una domanda che tu ti chiedi. Un mio parere o una mia prova al riguardo? No, non voglio prove, perché le prove... Perché non ne ho. E anche se l'avessi non potresti darmene. Però, tu sai che io ho preso un accordo ben preciso con Rolando Pelizza di raccontare solamente fino al 1992, per cui io... Quello che non dico io, so tante cose, posso riferire solamente quello che sono autorizzato assieme a Rolando Pelizza, perché questa è la storia di Rolando Pelizza, non è la mia storia. Il mio parere, nel 2006 era senz'altro vivo, anche dopo, perché Rolando Pelizza fa una dichiarazione dicendo che un gruppo di persone armate si sono presentate e volevano portare via lui e Ettore Maiorana. Questo l'ha fatto pubblicamente, l'ho pubblicato io nel libro, 2006 Maiorana era vivo, c'era la sua dichiarazione, è presentato questo gruppo di persone armate, volevano portarle via tutte e due, e Ettore ha detto no, Rolando deve stare qui perché ha la famiglia. Posso venire io tranquillamente, posso fare un accordo con voi, vengo io, ma Rolando rimane qui. Così che si sono separati tra loro. Separati però non significa che non siano, a me trovo mai un modo di contattarsi, non lo so. Comunque, a mio parere, però è un mio parere personale. Capito? Certo, sì, non dico di sì. Certo. Aspetta che un attimo, non sono sparito, si è solo spenta la telecamera qui. Allora, non sono sparito, ma si è spenta la telecamera. Bene. Detto questo, mi senti ancora? Sì. Sì, ti sento sempre. Era normale che saltasse la telecamera. Cioè, non mi stupisco più di niente. Non scappo, torno subito. Quando si parla di queste cose succedono sempre delle cose strane, quindi ero già pronto a tutte le evenienze. Allora, se hai ancora qualcosa, aspetta, allora, se avete qualche domanda da fare ad Alfredo, mentre io sto cercando di sistemare questo piccolo problema tecnico. Allora, Valentina P ti chiede, Maiorana e Pelizza conoscevano padre Pellegrino Ernetti? Beh, non ho mai posto questa domanda direttamente a lui a riguardo. So la storia di questo padre Ernetti, so cosa c'è dietro, però non ho mai chiesto a loro se conoscevano la sua storia. Comunque la macchina di Maiorana, costruita da Rolando Pelizza, ricalca, può ricalcare senz'altro, anzi, molto di più di quello che si attribuisce a questo padre. Ok. Oh, intanto mi è saltata la telecamera, incredibile. No, forse riparte, dai che forse ce la facciamo. Ok, sono ripartito. Sono tornato sull'astronave.
Alfredo. Allora, guarda, io chiedo scusa agli amici se sono sparito un attimo, ma ho avuto un problema tecnico. Allora, io ringrazio tantissimo Alfredo Ravelli e ovviamente Pelizza che ci ha dato la possibilità di fare questa diretta. Chiuderei ringraziandovi tantissimo, mando anche un saluto a Maiorana, perché io personalmente penso che stia viaggiando di qua e di là, però questa è una mia credenza personale. Spero che torni presto per aiutare questa umanità che in questo momento ne ha veramente tanto tanto bisogno. Se hai qualcosa, se vuoi salutare qualcosa. Ma io voglio ringraziare chi ci ha ascoltato. Domando scusa di questa trasmissione che ho fatto. Io ci metto tutta la mia buona volontà. È stato bravissimo. Mi auguro sempre che possano comprare e leggere i libri, non perché ci sia un guadagno sui libri lì, perché il guadagno non c'è, ma se non leggono la storia documentata come è stata descritta, lì trovano la risposta a molte domande che magari sorgono nella loro mente, perché c'è tutto un tragitto ben preciso e nascono, diciamo, e ci sono tante risposte a tante domande uno che si può porre. Benissimo. Io saluto tutti, ringrazio. Ti ringrazio e voglio concludere in un modo particolare. Prima di mandare la sigla, quindi saluto Pelizza e saluto Maiorana quando guarderà questo video qua. Bene. Ciao Maiorana, grazie, sei un grande. Buona serata a tutti amici e grazie di essere stati con noi. Ciao Alfredo, magari alle prossime. Ciao ciao. Sì. We'll be right back.